Anna Meniero, che è una ragazza di 39 anni che per sfortuna 2 anni fa ha perso il marito, Nando De Luca, sammaritano doc che lo conoscevamo tutti quanti. Una persona veramente che ha fatto solo del bene a Santa Maria. Ci ha dato la moglie e 2 ragazzi minori e sfortunatamente la moglie non ha un impiego e c'è l'esigenza oggi di avere almeno una locazione perché sta ricevendo uno sfratto esecutivo che avverrà entro venerdì questo qua. Ora ve la faccio conoscere Anna. Anna, allora, tu quanti anni hai, Anna? 39. E lavori? No, sono senza lavoro. Ho lavorato fino al 31 marzo con i sociali. Progetto Home Care Premium. È scaduto, però sarà prossimo che rinnoveranno, non so quando. Quindi adesso tu ti trovi in condizione di perdere la casa dove tu stai Sì. e non hai possibilità di andare in un'altra casa. No, perché non lavoro e quindi non ho niente, nessuna possibilità. I servizi sociali che cosa ti hanno offerto? 1.000 euro per i primi 3 mesi, contrattino, e poi dopo avere altri soldi per altri 3 mesi. Quindi noi cerchiamo qualcuno che ci possa fare un contratto per almeno 6 mesi con la speranza che tu dopo possa lavorare e riuscire a pagare questo appartamento, insomma. E quindi noi chiediamo a tutti quanti i nostri concittadini di dare una mano ad Anna affinché possa avere questo appartamento anche per solamente questi 6 mesi, perché c'è la garanzia che almeno 6 mesi riusciamo a pagarli. E i ragazzi due vanno a scuola. Ma Uno va al quarto anno di ragioneria e l'altra va in prima media alla Gallozzi. tu stai cercando di farli crescere sereni Sì, come. dignitosamente e onestamente andare avanti, come io sono cresciuta e abituata con la buonanima di mio marito, purtroppo. Questa è la mia. Io spero, mi auguro che qualche samaritano in qualsiasi modo possa aiutarci, anche attraverso lui, anche anonimamente, ci dia una mano. Quindi lo chiedo io e ci impegniamo noi prima di tutto e lo chiede anche Anna a tutti quanti voi di darci una mano. Vi salutiamo Sì. sperando che questo appello vada a buon fine. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a te. Come ti sta serena questa situazione che ti è? Mamma spera solamente che qualcuno ce l'ha una mano perché comunque tu stai serena. E i tuoi figli hanno il diritto di vivere con me. Daniele, sembra una soluzione, Sì, Daniele. Adesso ci stiamo con i problemi, però comunque vedremo come la fa. C'è Stefano i Finché problemi. io Chi è che non dà i problemi? tre Quindi i miei figli sono pure disgraziati, infatti mi hanno fatto 10. Mannaggia la miseria della mia mamma, non è poco qualcosa. I miei figli stanno già cattivo in un bianco, ma io mangio la marito, non so che l'altro che tu marito, tutto qua. Un latte che verrà a chiesa, ci stanno problemi, qualsiasi cosa. Però dei biscotti. Ma tanto quando volevo facendo una cosa, che se non ce l'ha già fatto, ci ha dato qualche ritardo là, faccio il ritorno, ma ce l'ha fatto un po'. Non c'è stato l'estero! Ma te erano un diritto pure loro di se mangiare un Capite? Ah, biscotto sono che. facevi sette, stavi cinquantissette. Te erano un Così, diritto, sti ma zio, coglioni. ma vediamo. Che Vabbè, resta sono vita troppo purtroppo? viziati, quindi. Quello è il Non è che problema. sono troppo viziato. Purtroppo non sono viziato manco abbastanza, perché può essere una tenere un padre, una casa. E quali vizi tenere i figli dei biscotti? Sì, questo sei vizi. Anna verrà col suo modo.